Sta avvenendo il miracolo, andiamo te, ancora in avanti, tiro! Ragazzi, contro lo Shakhtar, fuori casa l'Atalanta sta per vincere 2-0, mancano circa 3 minuti alla fine, clamorosa sarebbe, clamorosa qualificazione agli ottavi di Champions di per la Dea, Gasperini non sarò nella pelle neanche io sinceramente, però ve l'avevo pronosticato che in questo girone la Dea poteva dire la sua e sarebbe incredibile perché per la prima volta una squadra che perde le prime tre partite del girone dopo si qualifica. Grandissime imprese della Dea, grande squadra, grande Gasperini, grandissimo carattere su tutti i campi, ragazzi sono veramente entusiasta. Tutti gli amici di Bergamo che mi seguono lo sanno che è un anno che parlo di Dea, da quando nessuno ci credeva ad una clamorosa qualificazione in Champions League in campionato, e questo è l'ennesima dimostrazione che questa è una squadra con i controcoglioni, che grandissima squadra. Cerca, adesso mancano circa 2 minuti e 10 secondi ragazzi dei 5 di recupero assegnati, ormai la Tante deve solo gestire la palla questo paio di minuti e entrare di diritto nella storia della Champions League, prima volta qualificata e una clamorosa qualificazione, ripeto, agli ottavi. Complimenti a tutti, hanno fatto una partita eccezionale, mi avete fatto emozionare e divertire, parlo di Dea, ripeto, dall'anno scorso quando nessuno ci credeva, molti nei miei video ridevano, li potete cercare sul mio canale, quando la Dea era tra il quinto e il sesto posto, io dicevo se la Dea trova continuità nei risultati potrà arrivare anche in Champions League, ha fatto un girone di ritorno l'anno scorso arrivando addirittura a terza. E questo è il capolavoro di Gasperini, adesso va ancora in contropiede, forza Dea, forza, chiudiamo, vai Pasalic sulla destra, grande cross, Gosens non ci arriva per poco, gol, sono 3, terzo gol è trionfo, terzo gol live, grande ancora Gosens, da un errore difensivo, un passaggio arretrato sbagliato, si è inserito Gosens, sono 3, l'Atalanta chiude il discorso, andiamo agli ottavi, forza Dea, grande squadra, bellissima squadra, ormai lo Shakhtar è steso, 3-0, Gasperini esulta e fa bene perché è tutto merito suo per aver costruito questo capolavoro, questa squadra bellissima che va su tutti i campi a giocarsela a viso aperto, applausi a scena aperta, c'è stato prima un cross al centro, c'è stata una ribattuta della difesa, poi un passaggio arretrato di testa dove si è inserito Gosens tra il difensore del portiere ed ha battuto per la terza volta il portiere dello Shakhtar, a questo punto è trionfo totale. Allora, la partita è stata entusiasmante, bellissima, l'Atalanta l'ha approcciata nel modo migliore, cercando sempre di fare la gara come sempre, ha rischiato qualche cosa perché è ovvio, aveva un solo risultato a disposizione, quello della vittoria, a un certo punto ha sbloccato la partita su un gol assegnato dal VAR perché era stato annullato in un primo momento per un fuorigioco millimetrico, poi il VAR invece ha accertato che il Papu Gomez era sulla linea dei difensori e quindi ha sbloccato la partita. Poi c'è stata la reazione dello Shakhtar che ha provato a pareggiarla ma l'Atalanta ha ribattuto colpo su colpo e alla fine è riuscita prima a trovare il 2-0 su un calcio di punizione tirato benissimo sul primo palo sul quale si è inserita l'attaccante, un attaccante dell'attaccante dell'Atalanta che ha fatto il 2-0 e alla fine ancora Gosens ha chiuso sul 3-0 su un errore difensivo. Ragazzi, io ripeto, dell'Atalanta ne ho parlato decine di volte, troverete tantissimi video sul mio canale, per chi non li avesse visti, parlo sempre d'Atalanta, della Dea, perché è una squadra che mi entusiasma. Anzi, ci sono molti amici di Bergamo che mi seguono, sono molto euforico stasera. Ragazzi, qualcuno di voi mi aveva promesso la maglia della curva, la voglio, a questo punto la pretendo perché è un anno che vi porto fortuna, è un anno che vi porto fortuna, tra virgolette scherzo, perché questa è una squadra costruita veramente con la mente, costruita benissimo, dirigenti dell'Atalanta
molto capaci, che sanno benissimo dove andare a scovare i talenti, una cantera, come si dice in Spagna, favolosa, dove sbarca sempre campioncini che mette in giro per tutta Italia. E quindi meritatissimo questo risultato dell'Atalanta, meritatissimo. Shakhtar esce a testa bassa dal campo, mentre ci sono tutti i giocatori dell'Atalanta che stanno giustamente festeggiando questa storica qualificazione agli ottavi di Champions. È un qualcosa di straordinario, ragazzi. Anche il Napoli si è qualificato, però l'Atalanta, che tra l'altro, ripeto, aveva perso le prime tre partite del girone, perché probabilmente aveva pagato lo scotto della novità, un po' di emozione dei giocatori in campo, sembrava non potesse farcela, anche se quando fece i sorteggi, se andate a vedere, io ero fiducioso, perché non erano squadre che, secondo il mio punto di vista, tolto probabilmente in Manchester City, erano squadre completamente alla portata dell'Atalanta. E così è stato, contro la Dinamo Zagabria e contro lo Shakhtar. Io pensavo che l'Atalanta avesse i valori tecnici per potersela giocare quantomeno alla pari, e ha avuto ragione questa volta. Grande Atalanta, grande idea, grande Gasperini, grandi tutti, Muriel, tutti. Tenete presente che sta ancora fuori Zapata, nell'Atalanta, quest'anno l'Atalanta dirà ancora una volta la sua e ha avuto ancora una volta ragione su questa cosa. Io faccio i complimenti alla società, ai calciatori, all'allenatore, a tutti i tifosi che seguono la Dea, che sono anche oggi erano numerosissimi fuori casa per andare a vedere questo miracolo sportivo, perché è un miracolo sportivo. L'Atalanta è tra le prime 16 squadre d'Europa, ragazzi. Premio meritatissimo per la progettazione di questa squadra, grandissimo. Un saluto da Franco. Ci vediamo.